Cosa significa ricevere il premio intitolato alla memoria di Paolo Borsellino? È un'emozione enorme, indescrivibile, devo dire la verità, e mi sento quasi non all'altezza, non degna, anzi togliamo il quasi di riceverlo. C'è tantissima gente che ogni giorno lavora e lotta proprio per rendere, per riportare, no, questo fresco profumo di libertà. E io ho fatto un po' la mia bandiera alla necessità di lavorare con i ragazzi, perché come dicevo sul palco, le forze dell'ordine, la magistratura fanno un lavoro straordinario, ma spesso non sono supportati dalla società civile. La società civile è composta anche dai ragazzi sui quali noi dobbiamo investire, quindi bisogna andare nelle scuole e far capire, insomma, quali sono le piccole scelte quotidiane che possono fare la differenza e che ci renderanno, insomma, cittadini meravigliosi e uomini e donne consapevoli. Prima diceva l'importanza di poter scegliere, di essere liberi di scegliere. Siamo noi i primi a toglierci la libertà, no? Perché a volte ci sono scelte di comodo, a volte nel caso delle tossicodipendenze la scelta della droga è la scelta, no, più facile per non affrontare i problemi della vita quotidiana. Essere liberi, per essere liberi ci vuole coraggio, ma noi siamo persone coraggiose e bisogna educare i ragazzi ad esserlo un po' di più, e noi adulti dobbiamo credere di più in loro, perché hanno un potenziale straordinario, spesso soffocato o non visto, quindi diamogli fiducia.